Ok, siamo in diretta. Ciao Dionisio, ben ritrovato. Ciao Gianluca, ciao. Siamo qua per l'altra, diciamo, rubrica che ho ideato riguardo al Bisuole, perché, come ti ho detto anche nel fuori onda, bisogna parlare il più possibile di Bisuole. Anziché provando l'altro giorno a inserire i dati per chiedere, per fare la richiesta nel sito del Ministero di Sport e Salute, non sono riuscito a trovare la spunta del beach volley, mi sono dovuto mettere come pallavolo, quindi non io, vabbè, i collaboratori del centro sportivo, e per questo ho detto parliamone il più possibile, perché almeno proviamo ad uscire da questo status di non so come chiamarlo. E effettivamente, comunque, questo te lo dico, è uno spunto. Io non ci avevo mai riflettuto, perché sai, sei sempre concentrato a giocare e in campo. Però noi come sito, come informazione, passiamo solo l'informazione istituzionale, quella del sito della FIPAV, però la vita beach volley, che come fanno nella pallavolo, la nostra vita non è comunicata, giusto? Sì, noi siamo ancora purtroppo una parte della Federazione Pallavolo, e quindi siamo una delle discipline, ecco. Anche a livello internazionale il beach volley è una disciplina della pallavolo, e quindi di fatto facciamo capo alla Federazione Pallavolo. Questo è, diciamo, nel bene e nel male. Ci sono alcune federazioni che lavorano molto bene in entrambi i settori, altre un po' meno. La nostra, diciamo che c'è un po' di alti e bassi, però insomma ultimamente si stanno facendo delle cose buone in alcuni settori, però insomma io credo che già da quando c'ero io in federazione, insomma, era necessario, e io chiedevo che ci fosse una struttura autonoma per il beach volley, però siamo invece ancora così, per cui dipendiamo sempre dal Consiglio federale della pallavolo. Abbiamo un diverso trattamento nel tesseramento, sappiamo, insomma, la situazione del tesseramento del beach è diversa da quella della pallavolo, non entrerei nei particolari, però insomma, no, certo, diciamo, certo, che non siamo, per quanto, voglio dire, i numeri crescano a livello mondiale, insomma il beach volley ormai è una disciplina affermata e indipendente. Però dal punto di vista burocratico siamo sempre dipendenti, ai noi. Certo. No, dunque, mettendo a fuoco quello che sto facendo, così lo riordino mentalmente anche per te e per me, con pillole di tecnica è giusto per dare un nome alla chiacchierata, ai dialoghi che ho intenzione di fare, è fondamentalmente un laboratorio, un lab, un contenitore, dove il tema è aperto, possiamo veramente parlare di tutto. Quello che voglio insomma oggi dire è che credo, sto cercando di capire anch'io, che quello che conta è parlare, fare dei mastermind, e tra persone comunque che hanno una storia e hanno una certa qualifica, ma non perché comunque persone come te siete veramente coinvolti nel beach volley a 360 gradi da tanti anni. E quindi ti dico, oggi prima di tutto volevo un po' mettere a fuoco anche il tuo profilo come coach, perché con te ho fatto un'intervista da atleta per quello che riguarda tutto il tuo percorso che ti ha portato a giocare, ma effettivamente come coach, Dionisio, hai fatto veramente tanto, e non posso oggi non chiederti almeno di fare un attimo il punto delle tappe significative, insomma. Quindi ti chiedo se mi puoi dare un attimo, allora, in sintesi, quello che è stata la tua carriera e quello che sei come coach. Allora, intanto ti ringrazio per quello che stai facendo, perché effettivamente è importantissimo questa comunicazione e la diffusione della storia del beach volley, che è rimasta sempre un po' così tramandata, diciamo, da giocatore in giocatore, da padre in figlio, però di fatto si perdono le tracce, e quindi è una bellissima iniziativa questa, perché
che io poi sto seguendo anche, non sempre in diretta, però poi magari in differita, sto seguendo ed è bello, insomma, ripercorrere, sapere da dove siamo partiti e per capire anche quello che stiamo facendo e quello come si sta sviluppando il beach volley. La mia carriera di allenatore, diciamo che è iniziata nel 99, dopo che avevo vinto lo scudetto con Gianni Mascagna, e Raffaelli Pimponi mi chiesero di allenarli per la preparazione alle Olimpiadi di Sydney. La federazione mi fece un piccolo contratto chiedendomi di dargli una mano e partimmo per questa qualificazione che riuscimmo ad ottenere, insomma. Quindi la prima, diciamo, mia esperienza come allenatore, cioè dall'allenatore di pallavolo ad allenatore di beach volley, è stata con loro due. Dopodiché, nell'anno seguente, ho iniziato invece ad allenare Gattelli Perrotta con grande piacere, oltre che grande soddisfazione, perché abbiamo lavorato insieme per circa 8 anni, 5 anni, diciamo, in modo esclusivo, poi insieme all'altro gruppo della nazionale, però diciamo che per 4 anni io le ho allenate privatamente, ero l'allenatore per 3 anni, sono stato sia allenatore che preparatore fisico che scoutman, diciamo che le seguivo solamente io, con l'aiuto di alcuni ragazzi, insomma, che poi Metti, sono diventati tu istruttori. Dionisio riesci a vedere anche i commenti sulla destra, sulla tua destra, perché ti saluta No, Lione, no. Mascagna, Fulvio. Sulla destra c'è Ah, private lasciate chat e partire una comment. chat. Metti comments. Aspetta che è successo un Intanto ciao disastro. ragazzi, ciao, ciao Lio, ciao Io Gianni, qua, cioè, ciao Fulvio. devo cliccare chat? La chat Devi qui? cliccare, sì, comments. Non lo vedo, comments. Vabbè, lo Vedo. stesso. Allora ti tengo aggiornato Ah, io. ok. Ah, ok. Sì, lo vedo. Però non lo. Ok, vediamo un po'. No, Ragazzi, disastro qui. no, Aspetta, vabbè, eh. ma non ti preoccupare. Comunque c'era Fulvio che mi indicava che la tua ultima partita è stata nel 2003 al King of the Beach. Sì, mi sono fatto anche male. Me lo ricordo, sì, me lo ricordo. Allora, dicevo, saluto tutti, saluto Gianni, Sì, ti tengo io Riccardo, aggiornato. Fulvio. Tutti quanti gli altri. Ti Allora, tengo aggiornato, non ti preoccupare. sì, diciamo che quindi ho iniziato con Gattelli Perrotta e velocemente, se non sbaglio, nel 2002 abbiamo vinto il campionato europeo. Poi nell'anno seguente le ragazze sono sempre andate sul podio, sempre fra le prime 3 coppie. Nell'anno seguente, diciamo nel 2003, se non sbaglio, hanno vinto la medaglia di bronzo. Sono andate molto lì a persero in semifinale con la Svizzera, una partita rocambolesca. Dopo il 2004 ci qualificammo per le Olimpiadi, fecero le ragazze il quinto posto, è abbastanza, diciamo, famosa, insomma, la partita che Sì, vinsero certo. contro la Germania. Anche perché in quell'occasione il beach volley ebbe in Italia una grande spinta, perché la partita delle ragazze fu la partita più vista tra pallavolo e beach volley nella storia, diciamo, dello sport della federazione. Quindi fu seguita quella partita da tantissima gente e per questo ci fu una spinta, diciamo, verso a continuare. La federazione mi chiese di fare un programma, un progetto per il maschile, e dal 2005 iniziamo questo progetto, dove io non solo ero allenatore, ma soprattutto ero, diciamo, direttore tecnico. E la mia preoccupazione fu quella non tanto di concentrarmi solo sulle squadre, ma quella del progetto, per cui noi in quegli anni lavorammo tantissimo per la ristrutturazione del campionato italiano, per la formazione degli allenatori, organizzammo i primi corsi d'allenatore.
e per la prima volta ristrutturammo anche, cioè ristrutturammo e approntammo un piano per la qualificazione del settore giovanile. Nel giro di poco tempo, di pochi anni, riuscimmo a arrivare alla qualificazione olimpica anche con il settore maschile. Fu purtroppo sfortunata l'avventura per via dell'infortunio Con di Matteo Arnier, Lione Vargni, no, Lione con Lione Vargni, Vargni, giusto? Dopo c'è sì, nel stata la 2008. sostituzione con Eugenio. Esatto, Dionisio, sì. una cosa ti chiedo, scusa, tornando indietro, il periodo con Gattelli Perrotta iniziale era comunque nazionale? No, il primo periodo, allora per 3 anni noi siamo entrati con un contratto, dice, io sono entrato in un contratto federale nel 2004, proprio nell'anno delle Olimpiadi, dal 2001 fino al per tutto il 2003 e quindi quasi, diciamo anche inizio 2004, io le allenavo privatamente, insomma, loro si erano organizzate, mi pare che nel 2003 loro avessero un contributo da parte della federazione, però comunque si allenavano in modo autonomo. Nel 2004 invece ero diventato ufficiale allenatore della nazionale, c'erano ancora anche, no ancora, anche Solazzi e Bruschini, quell'anno che per Chiaro. poco non si qualificarono alle Olimpiadi anche loro. 2005 è stato il primo anno, è stata la prima volta che c'è stata una svolta, nel senso che c'era un programma strutturato con un direttore Sì. tecnico e una coordinazione tra staff e team. Insomma, prima c'era stati dei Allora, collegiali, mi sembra, dall'intervista ho capito questo io. sì, diciamo che in realtà non è che la federazione mi chiedesse di mi voleva fare, mi fece solo un contratto per allenatore. Io accettai con la riserva, o meglio, con la condizione di poter fare un programma a 360 gradi, nel senso che non mi interessava fare l'allenatore, preferivo fare l'allenatore privato della coppia, mi interessava il progetto, cioè quello di portare, di cercare di sviluppare il beach volley in Italia, perché di fatto c'erano già stati altri progetti, io avevo anche partecipato come atleta ad alcuni progetti. E devo dire che purtroppo, dopo, quando io sono uscito alla nazionale, si è ritornato al progetto iniziale, cioè l'allenatore allenava la squadra, non alle o le squadre, non si preoccupava del resto. Ok, di fatto noi facemmo i collegiali, facemmo l'attività giovanile quasi, diciamo, di nascosto dalla federazione, nel senso che noi nel periodo estivo organizzavamo insieme a qualcuno, no? Che aiutava Vabbè, il team manager della federazione per non ho... poter organizzare questi collegiali, ma noi diciamo che io occupavo il mio tempo anche ad allenare i ragazzi, anche a fare i collegiali, a cercare sul territorio il materiale proprio per poter Ogni... fare Ok. questo progetto. Devo dire che questa è Metto... stata la nostra fortuna, perché poi di fatto da questo progetto, oltre al fatto che siamo in 3 anni, abbiamo vinto una decina di medaglie a livello giovanile, di cui due medaglie d'oro, due medaglie d'argento, 3 medaglie di bronzo, cioè, e abbiamo vinto tanto, eravamo in poco tempo, diciamo, il mondiale. E poi, diciamo, da questo progetto sono venuti fuori i giocatori che adesso rappresentano l'Italia: Lupo, Nicolai, Gemelli Ingrosso di Chiaro. allora, Marta Menegatti e via dicendo, insomma, ecco. E poi Dionisio, ogni Matteo tanto. Arnier, che adesso è l'allenatore, insomma, ecco, quindi della nazionale, quindi, No, certo. sì. Ogni tanto faccio un saluto a chi si collega, Sì. così comunque rimaniamo coinvolti in tutto e per tutto. C'è Ubaldo Luciani, Ciao che Gianni, salutiamo, le quaglie Antonini, Rigo Ubaldo. Marino, che battaglie, c'è il grande Eugio, Raffoni si ricorda quando è successo l'infortunio e tutti ce lo ricordiamo, e salutiamo Paolo Badiali.
che segnala un grande Richiello Le Quaglie in piazza Iesi nell'87. Grande, secondi Paolo, solo. Paolo. Beh, quelli... grande. Dionisio, di quel periodo. Ok, per chi si è collegato dopo, riformulo la premessa. Ragazzi, sono stato sul sito del Ministero Sport e Salute per compilare un modulo. Tra gli sport da scegliere non c'era il bisvolley, ho dovuto mettere la palla a volo. Parliamo di bisvolley il più possibile, perché la comunicazione, se è solo istituzionale, porta notizie istituzionali. Se facciamo comunicazione integrata a 360 gradi parlando dall'A alla Z del bisvolley, otteniamo quello che succede negli altri sport, ovvero le persone si appassionano alle storie, a quello che succede veramente. Dionisio, di questo periodo che mi hai raccontato, importantissimo, nel quale poi è venuto fuori Nicolai Lupo in grosso, e non è un caso, insomma, che c'è stato, ed è quindi ancora un'eredità che ci portiamo. Cosa è stata la cosa che secondo te più importante tu in quel momento hai portato come cambiamento? Allora, la cosa, allora, l'intuizione, ma voglio dire la mia convinzione più che intuizione, fu quella di far praticare questo sport in nazionale solo a chi effettivamente avesse l'intenzione di farlo meglio, quindi cercando di puntare su quegli atleti che erano motivati a fare questa scelta, cioè a dedicarsi a tempo pieno al beach volley. Per cui sacrificammo alcuni atleti, fra l'altro molto, molto bravi. Io mi ricordo che nel momento in cui venne Paolo Nicolai, c'era Zaitsev con Giontella, e Paolo Nicolai era impegnato con gli esami di maturità, ma aveva già scelto di praticare il beach volley. In quel momento Zaitsev era un gradino superiore, anche per l'esperienza pallavolistica, anche per il ruolo che ricopriva, insomma, ma era un gradino superiore a Paolo Nicolai. Ma io puntai, così come mi ricordo c'era un altro atleta che poteva giocare al posto di Giontella, però era nelle giovanili del Trento, non aveva intenzione comunque di smettere, non che nessuno gliel'avesse chiesto, perché di fatto era una, cioè io ho sempre all'interno della nazionale lasciato la scelta, non obbligato qualcuno a smettere o portato via dalla pallavolo. Diciamo che da noi facevamo dei collegiali aperti e quindi venivano, partecipavano, però le scelte venivano fatte in base al loro progetto. Quando il loro progetto si sposava con le mie idee, allora il progetto continuava. Così è stato per il gemello in grosso. Quindi di fatto ho sempre pensato che la convinzione fosse più importante l'aspetto mentale, quindi, che poi si ritrova poi quando andremo a parlare di tecnica o didattica in questo sport. La cosa più importante è quella di essere convinti della scelta che si vuole portare avanti. Come essere come è importante, no, è giustissimo, Dionisio, perché è come essere convinti della scelta che si è fatta del compagno. Quelli che dubitano il primo giorno, dopo una settimana, il primo torneo che va male. La scelta si giudica alla fine della stagione, se no non è mai una scelta che uno la può insomma portare a termine. E quindi diciamo l'intuizione è stata: basta con un piede in due scarpe, o il famoso, no, quello che sto trovando un po' nelle interviste. E comunque chiaramente il giocatore si prendeva dei rischi, perché chi lascia la strada, no, certa, per quella incerta, insomma, lascia qualcosa. In cambio cosa ottenevano? Ottenevano una nazionale con un progetto olimpico, che comunque non era poco. E Dionisio, ti chiedo questa domanda qui, importantissima, e la voglio veramente... Gianlu, Dionisio non spunta mai, non ti fare le domande. No, ti faccio...
ti chiedo una cosa che ho piacere di chiederla veramente a te. Io invece sto riflettendo su questo discorso, anche a seguito delle interviste che faccio a voi. Nel momento attuale, noi come scuole di beach volley, lasciamo stare la nazionale, che è un club veramente ristretto, non abbiamo il percorso formativo per gli atleti, cioè io non posso fare giovanili di beach volley, Dionisio, perché voi nelle giovanili di pallavolo, chi ha fatto pallavolo prima nella vostra era, aveva una prima squadra a cui ambire, aveva dei campionati, attenzione che non sono tornei, perché il torneo è un evento, il campionato è una partita continuativa, ok? E aveva una struttura, quindi campionato, allenamenti che sono dai 3 ai 4, dai 2 selezioni. E aveva come sbocco finale un obiettivo di prima squadra. Ok? Questa struttura, Certo. se non c'è, noi come facciamo a costruire le giovanili e i campioni del futuro al di fuori di qualche caso in cui siamo bravi ad andare a scegliere 3 atleti su 1 miliardo di pallavolo? No, questo è un grossissimo problema. Infatti, quando io mi trovo a discutere con il nostro presidente regionale dell'attività del Trofeo delle Regioni, mi trovo sempre a dovergli far notare che il progetto che viene fatto per il Trofeo delle Regioni è un progetto che dovrebbe partire con un anno di anticipo e che dovrebbe essere svolto durante l'inverno, non durante l'estate, perché l'attività dei club, l'attività delle società, si svolge prevalentemente d'estate, perché i campionati sono estivi, Certo. purtroppo, soprattutto a livello giovanile, perché a livello seniores qualche cosa ci sta, insomma, anche durante l'inverno, non di altissimo livello, ma c'è. E a livello giovanile invece non c'è. Quindi che cosa succede? Che le società che magari hanno quei pochi atleti giovani che possono portare a fare i tornei, magari devono darli alla selezione regionale oppure in qualche caso invece più isolato alla nazionale addirittura, no? Per dei tornei, per dei collegiali. Ecco, questo è il problema di avere due federazioni, il problema di non avere un progetto. Il nostro progetto è nato, il mio progetto è nato per la nazionale, era un progetto iniziale e purtroppo è rimasto così, poi è stato un po' cambiato, ma più per volontà dei giocatori che per non volontà, diciamo, federale. Cioè, noi abbiamo iniziato con un club, chiamiamolo club, con più coppie, una cosa molto difficile da portare avanti. Riccardo, che sta qui in chat, lo può testimoniare, perché è impossibile allenare tre squadre, è impossibile allenare delle squadre che sono concorrenti fra di loro, che si giocano un posto alle Olimpiadi. E quindi questo è stato un progetto, però noi dovevamo iniziare, eravamo tutti atleti a 0 punti. Il mio progetto dopo il 2008 prevedeva che ogni squadra doveva avere necessariamente un proprio staff. E così come poi avviene, io ho fatto un corso di quarto livello al CONI per gli allenatori di tutte le discipline, dopo che ho finito di allenare la nazionale, e in tutte le federazioni quasi tutti gli atleti vengono allenati in questo modo. Adesso, cioè, le federazioni vengono gestite in questo modo, ci sono i club. Oppure la società, l'Aniene per esempio, no? Che ha l'atleta di Certo. nuoto. Poi c'è un direttore tecnico che coordina l'attività di tutti quanti gli allenatori, cioè per i programmi, campionati europei, mondiali e varie cose. A livello societario, noi non riusciamo ad ottenere. Qualche cosa era stata fatta con la Lega, quindi avevamo avuto qualche attività giovanile, insomma un obiettivo per l'attività giovanile. Il problema che abbiamo noi è quello di non avere campionati per i ragazzi, per cui noi per esempio a Roma ci organizziamo fra i vari centri per organizzare delle giornate, un campionato diciamo abbastanza sicuramente amichevole, per i ragazzi dell'età. Naturalmente che cosa c'è? Che difficilmente avremo dei grandi talenti perché i campionati che qualificano di più sono quelli di pallavolo. Noi abbiamo avuto la fortuna,
in Italia di avere dei ragazzi come Paolo Nicolai, che ha giocato poco a pallavolo ed è passato subito al bici, di Gemello Ingrosso, oppure Daniele Lupo che non ha mai giocato a pallavolo. Okay. Infatti quando Daniele Lupo inizia a giocare a beach con la nazionale, io lo inserì subito in nazionale, pur non avendo dei campionati per lui, pur non avendo, perché era uno degli unici, dei proprio dei pochi casi in cui un giocatore non aveva esperienze di pallavolo, non fosse legato all'attività, aveva già le idee chiare, sapeva cosa voler fare, anche se all'epoca non era competitivo con Lione, Varnier, che ma però, io ho un ricordo. Io ho un ricordo, Dionisio, che comunque nel fuori allenamento facevate come warm up il senza saltare, tu e Lupino contro Lione, mi ricordo, e non mi ricordo il compagno, comunque non c'era verso per loro di vincere nel no jump. Questo già mi aveva colpito, lui mi sembra che avesse 14 o 15 anni, lui rappresenta la storia, cioè Lupo andrebbe romanzato perché è come la storia, un film ho visto di un golfista dove il figlio del custode che raccoglieva le palline, poi ha imparato a giocare, è diventato campione del mondo. Questa chiaramente è la storia, l'eccezione alla regola, è bella da romanzare, però di fatto noi vogliamo vedere di costruire dei percorsi che siano concreti, no? Che abbiano delle statistiche ampie, come l'Enrico Rossi che ti gioca a calcio fino a 18 anni, probabilmente Enrico poteva fare Esatto. qualsiasi sport dopo, o Maurizio Pimponi che arrivava in Serie A baseball, arrivava in Serie A basket, arrivava in Serie A pallavolo, ma sono delle eccezioni. Noi dobbiamo guardare invece qual è la regola. E Esatto, sono Dionisio, d'accordo, sì. anche perché non abbiamo la possibilità, né la Lega cosa aveva creato un meccanismo, ma io non è che sto per fare la polemica Lega piuttosto che FIFA, assolutamente. No, certo. No, cosa ci siamo resi conto in quel momento con quel campionato di Lega? Che erano venuti fuori i trials all'interno della scuola per fare le selezioni nelle varie categorie, nelle varie scuole. Per le varie squadre. Io ho una ragazza che adesso ha smesso di giocare a pallavolo e sta facendo con noi i corsi ed è molto brava, ha 15 anni. Io quest'anno sono preoccupato perché dentro di me sto cominciando a pensare che forse era meglio se continuava a giocare a pallavolo, almeno per non interrompere il suo percorso di crescita, perché se io non gli faccio fare campionati e gare, lei non vive quelle cose che si vivono in partita, nella routine di vivere la preparazione della borsa, di andare a sentire la sofferenza di una sconfitta o il piacere della vittoria, cose che abbiamo già sentito nelle interviste e che conosciamo benissimo noi. Dionisio, io No, ma così mi aggancio. Dimmi, dimmi. sì, è fondamentale perché io mi ricordo Daniele, per esempio, anche se non, noi all'epoca eravamo molto forti a livello giovanile, però io mandavo Daniele con Montinaro, con Andreatta, lo mandavamo a giocare per esempio l'Under 20, pur avendo lui 17 anni, 16 anni, al campionato europeo, proprio perché lui dovesse necessariamente giocare il più possibile, lui e gli altri, insomma, dovessero giocare il più possibile, confrontarsi in un contesto all'epoca europeo, mondiale. In Italia non c'era molto, quindi le manifestazioni giovanili erano poche, e devo dire che poi negli ultimi anni sono aumentate notevolmente, no? E adesso abbiamo tanti campionati, si dovrebbero trovare molti più ragazzi da giocare, da mettere in collegiale. Poi di fatto vedo che comunque alla fine fanno un percorso di nazionale di un paio d'anni, poi dopo ritornano a giocare a pallavolo. Insomma, è abbastanza, Certo. non c'è un progetto, diciamo, non c'è un progetto funzionale per il momento, ecco. Certo, ok. E quindi possiamo dirlo che ma proprio per cercare di mettere più cose possibili a fuoco, lo puoi dire, questo lo devi dire tu, hai visto dei passi indietro rispetto a quando eri ancora lì e cercavi di combattere, visto che avevi quella possibilità. Io dico, io dopo, quando io sono uscito dalla nazionale, la cosa
più triste è stata quella di vedere, per esempio, a un certo punto Daniele Lupo andare a spese sue a giocare il World Tour con Andrea Tomalis. Questo ha significato che cosa? Che gli allenatori che sono arrivati dopo, bravissimi, perché niente da dire sulle qualità tecniche, tra l'altro hanno fatto dei grandi risultati per cui non si può discutere, ma hanno fatto gli allenatori. Quindi hanno fatto gli allenatori delle squadre e non si sono preoccupati di portare avanti il progetto tecnico, cosa che io credo sia non essendoci un direttore tecnico riconosciuto, quindi non essendo, è l'allenatore di turno che deve preoccuparsi del progetto. Ecco, quindi non è stato sviluppato il campionato italiano, i corsi di allenatore sono rimasti ancora al 2005, quando ci fu il primo, se non sbaglio, corso a Roma. Tant'è vero che noi non facciamo nessun corso d'aggiornamento. Noi prendiamo una qualifica di maestro e poi, dopo un paio di anni, di allenatore senza fare un corso d'aggiornamento, cosa che per la pallavolo, invece, stessa federazione, è assurdo pensare a un percorso del genere. Quindi io divento allenatore e basta pagare il tesserino per essere. Questo senza polemica, ma è una critica che dovrebbe essere presa, una critica costruttiva, nel senso che siamo partiti con un progetto, abbiamo dimostrato di arrivare a giocare a livello internazionale, a vincere dei mondiali a livello giovanile, ad arrivare con gli stessi giocatori, poi dopo a vincere una medaglia d'argento alle Olimpiadi e vari campionati europei. E non riusciamo a portare avanti un progetto globale sul beach volley. Questo è il problema. Chiaro, Ogni anno non chiaro. sappiamo mai le date del campionato italiano, il montepremi, insomma, ecco, stiamo sempre a parlare delle stesse cose No, e certo. purtroppo No, manca va ancora questa. Per detto. quanto mi Oggi, scuole, devo dire. oggi, certo. No, Dionisio, ti volevo dire che oggi con te non potevo non affrontare questi argomenti perché sono assolutamente importantissimi, sto vivendo adesso a bocce ferme, è ancora più chiaro che il progetto globale non c'è e siamo in una totale urgenza perché io cerco materiale per le persone che intervisto e io non lo trovo. Io già all'epoca, negli ultimi anni che giocavo, mi venivo un po' deriso quando dicevo, pensavo, io non ci sono foto, me le dovevo far fare dai miei collaboratori fuori. Il fatto che tu giochi un torneo e non c'è nessuno che ti fa una foto. Cioè, non crei niente attorno a quel torneo, a questo mondo. Le foto è un sinonimo di non creo il personaggio, ma io non è che voglio essere io come altri. Io voglio saperli, questi personaggi, perché li devo trasmettere alle persone che poi fanno da connessione. Noi dobbiamo connetterci con le scuole. Per connetterci, non può esistere il campionato italiano, torni, è come se fossi andato a fare la guerra in Vietnam, nessuno sa niente di te. Torni, ok, sei stato là, bello, bravo. E questo è insomma il punto. Tornando al discorso coach, la domanda te la volevo giustamente fare. Il coach, il riconoscimento del coach, facciamo prima un percorso proprio analitico e non facciamo un giudizio di quello che è in Italia, però nel mondo, il coach, che possibilità ha di qualificarsi? Io sono maestro o allenatore in Italia, dico io voglio evolvermi. Quali sono gli strumenti? Quali consiglieresti come strumenti a uno per qualificarsi e aumentare le sue competenze? Beh, in Italia è un po' difficile adesso, no? In Italia è un po' difficile perché a parte i corsi federali non ci sono altre possibilità. E sicuramente io andrei all'estero, anche se purtroppo devo dire che cioè noi siamo stati precursori di questa disciplina, sia a livello organizzativo sia a livello tecnico. I nostri modelli di gioco a livello giovanile sono stati poi dopo presi e studiati e elaborati e portati avanti dalle altre scuole del nord Europa.
e così a livello organizzativo, perché io mi ricordo che a livello, e qualcuno dei vecchi del beach volley se lo ricorda, ci fu un anno in cui il coordinatore tecnico della COC Tavares, che era il circuito brasiliano, mondiale, cioè, che organizzava la tappa mondiale, gli stessi organizzatori della tappa di tennis, dell'ATP di tennis, tanto per capirci, della Formula 1, mandarono in Italia a studiare il nostro circuito. All'epoca, se non sbaglio, era lo Sprite organizzato con Roberto Reggiani, per studiare il nostro campionato. E siccome era anche questo Fulvio Danilas, era anche un mio carissimo amico, perché io, andando spesso in Brasile a giocare, insomma, avevamo fatto amicizia, e spesso parlavamo delle formule, di come giocare il torneo, di come, ecco, in Brasile diciamo che hanno copiato il modello italiano per l'organizzazione dei tornei. E quindi sicuramente a livello tecnico adesso, per esempio in Brasile, la qualificazione degli allenatori è abbastanza complessa. Già 10 anni fa esistevano dei libri di testo, delle dispense, il corso era articolato su più livelli. Negli Stati Uniti adesso il beach volley nei college e all'università, quindi diciamo che stiamo abbastanza dietro noi. E non si organizzano a livello federale stage o incontri, se non gli allenatori lo fanno privatamente, le scuole si organizzano e fanno qualcosa. Ecco, abbiamo da Ah, parte nostra. Germania, Valentina Bellucci che salutiamo, ti chiede se Valentina. consigli più la Germania piuttosto che la Svizzera, perché comunque io mi ricordo già 10 anni fa quando venivano qua gli svizzeri a Cesenatico a fare i loro camp, avevano già dei manuali, comunque a livello di scuola o Consigli bibliografia tu, avevano già inquadrato parecchio la. esatto. Considera che il primo testo di beach volley fu proprio scritto da un allenatore tedesco, Homberg, insieme a Papa Giorgio, un greco, che fece il primo manuale di beach volley. All'epoca, tradotto, la prefazione tradotta da Ennio Giordani, tanto per capirci, dall'epoca, che adesso sta in Germania pure lui. E quindi loro già avevano studiato il modello di prestazione. In quel testo proprio facevano un confronto fra il campionato tedesco e il campionato americano dell'ATP, con tanto di numeri e statistiche che tuttora è un valido testo, anche se il campo era 9x9, le regole diverse, però è un testo valido di riferimento. Quando io faccio, adesso ne faccio un po' meno, ma quando facevo i corsi, tenevo i corsi da allenatore, era un testo al quale facevo spesso riferimento, no? Sicuramente in Germania hanno studiato molto questo fenomeno, e devo dire che io, per esempio, vedo, ogni tanto mi capita di incontrare allenatori che erano giocatori quando io giocavo, hanno una tradizione. Dispiace doverlo dire, perché io sono, fra l'altro, io ho smesso di allenare per l'Italia e non ho accettato altri incarichi all'estero, proprio perché per me fare l'allenatore in Italia, appunto, per l'Italia o per le squadre italiane, non, cioè, competere per un altro paese non mi interessava, insomma, e non mi interessa tuttora, insomma, no? Per cui Chiaro. io ho questa mentalità, però dispiace dirlo, ma poi vedere effettivamente che l'allenatore responsabile dell'attività giovanile è sempre lo stesso da 15 anni a questa parte, che è Aman Hager, no? Aman, che vinse la medaglia di
di bronzo ad Atlanta, se non sbaglio, alle prime Olimpiadi, per cui era no, scusami, alle seconde, alle prime, se non sbaglio, la medaglia di bronzo la vinse il Canada. Adesso faccio un po' Ah. de, Ma chiede, mi de chiede Valentina, è curioso se gli puoi dire il titolo del libro che hai citato. Noi vogliamo Aspetta, interagire con i aspetta ragazzi. che lo prendo al volo. Aspetta. Eccolo qua, guarda. Lo vedi? Lo vedete? Aspetta, lo metto al centro così. Si vede? Sì, adesso il titolo forse no, perché Il titolo Homberg. è Manuale di Beach Volley dell'Arcadia, però non so se ancora lo. Esatto, Arcadia. Non so se è ancora in produzione o meno. Insomma, io di solito i miei allenatori se lo fotocopiano e poi. È molto interessante perché comunque c'è un approccio non empirico, no? Al fenomeno. Poi è ovvio che uno deve inserire i suoi dati. Un altro studio interessante, un'altra persona che ha fatto uno studio molto interessante che io ho seguito perché l'ho aiutato per fare la tesi, si può fare riferimento a Terenzio Feroleto, allenatore di Marta Menegatti e Orsi Tot. Lui ha fatto una tesi di laurea sul beach volley, ha studiato modelli di prestazione facendo riferimento al campionato mondiale che si è disputato a Roma al Foro Italico, quindi diciamo molto più recente di questo. Quindi se uno volesse potrebbe può prendere contatti con Terenzio, che credo sia disponibile per vedere i suoi studi. Comunque, tanto materiale è il senso delle nostre chiacchierate. Ho detto pillole di tecnica è il nome, ma poi dentro è un contenitore, un laboratorio ed è un contenitore. Dobbiamo parlare di beach volley a 360 gradi, a differenza poi magari della rassegna dove faccio le interviste alla storia del beach volley. Ti chiedo, noi abbiamo bisogno, e non è oggi che saremo esaustivi, ti dico solo, è un argomento che voglio affrontare a più riprese con tutti e con te, ti chiedo già la disponibilità di fare qualcosa di più continuativo. Questi dialoghi ci servono tanto Ok, perché, volentieri, volentieri. ti ripeto, è importante comunicare. E noi adesso siamo in un altro step, abbiamo anche questa esigenza qui. Abbiamo tanti piani. Se parliamo di beach volley, noi adesso parliamo di beach volley, qualcuno sta cercando di drizzare le orecchie pensando alla nazionale, il World Tour. Qualcuno pensa al campionato italiano, qualcuno pensa ai team che sta allenando d'estate, qualcun altro pensa al suo Beach 2 che andrà a fare domenica prossima e qualcun altro ancora pensa ai corsi che sta allenando. Ognuna di queste voci che ti ho citato ha esigenze tecniche differenti, perché come sai e come intuisci, se adesso io e te ci mettiamo a parlare di muro, poi andiamo a capire questo muro, se è il muro di Nicolai o è il muro del mio corsista della domenica pomeriggio. Che quindi vuol dire, quando noi abbiamo degli allenatori di pallavolo, l'allenatore che fa il mini volley e l'allenatore che fa la prima squadra di Serie A di Modena ha esigenze e competenze differenti. Ecco perché questo grossissimo problema di non avere il percorso formativo del beach volley per i coach non è neanche in termini di difficoltà, che intanto ci vuole, è troppo facile da prendere. Ma io in questo momento, con chi sto parlando di tecnica? Se adesso ci mettiamo a parlare di tecniche, io e te, Dionisio. Allora, guarda, il problema allora, intanto io credo che il beach volley sia uno, no? Allora, poi parliamo di io ho seguito un po' anche qualche altra intervista, no? E si è andato molto spesso a parlare di tattica, no? Io non vorrei fermarmi sulla tecnica, perché poi la tattica, io credo fondamentalmente che e sia, se ho capito bene, insomma, quello che tu mi stai chiedendo, io credo che noi abbiamo bisogno di mettere dei punti fermi sul discorso della tecnica, ok? Ok. Che poi dopo a livello agonistico i ragazzi
giovani o meno giovani possano applicare le loro modifiche, sfruttando le loro qualità, questo è un altro discorso, cioè questo è Chiaro. sicuramente legittimo, no? Che avvenga. Per quanto mi riguarda, la tecnica che io insegno fa riferimento al beach volley come se fosse un'arte, cioè nel senso per me il beach volley è un'arte, non è, cioè è vero che è uno sport, ma se guardiamo tante discipline, molte discipline sportive che si basano sul movimento, devono necessariamente avere a che fare con qualcosa che abbia un tempo, un ritmo, uno spazio in cui muoversi, uno strumento, nel caso nostro è la palla, e quello che ci circonda, insomma, è quello che circonda. Quindi è importante che questo venga tenuto conto, perché poi dopo è vero dire che io prendo un giocatore di muro alto 2 metri, ma non è così. E non è così, perché il giocatore di beach volley deve saper fare tutto, deve saper fare tutto bene. Il modello di riferimento deve essere quello dell'alto livello. Poi dimmi se vado fuori tema, però chi No, gioca, no, io sei insegno, nel focus, se, sei nel focus. ecco, io insegno ai giovani, ai piccoli, il beach volley dei grandi. Ok? Insegno a giocare loro come giocano i grandi e non prendo i grandi come punto di riferimento, ok? Ma prendo quella Ok. che è la tecnica che io ho studiato, ho provato, ho verificato sul campo con i ragazzi. Quindi i movimenti hanno tutti come base l'equilibrio, il tempo, il ritmo. Quello che deve venire fuori è che quando uno, è per questo che io a me piace e mi sono anche innamorato di questo sport, perché quando io lo praticavo in Italia, ti dico la verità, all'inizio, e te l'ho detto nell'intervista, era pallavolo sulla spiaggia. Quando sono andato a vedere, quando ho visto giocare gli americani, ho detto no, questa è un'altra cosa, e mi sono innamorato di questo sport, perché è una disciplina, e questo poi non lo dico, è una disciplina dove c'è proprio un movimento fluido, un qualche cosa che deve essere così. Cioè, a me piace che un giocatore esca fuori dalla mia scuola e che si dica: bello, questo gioca bene. Non che sia forte, perché quello è un altro discorso, nel senso che devi saper giocare, devi saper palleggiare. Devi saper palleggiare, non è tattica, non vado lì a cercare di nascondere quello che non so fare, quello poi è un altro livello. La competizione poi è un'altra cosa. Però l'arte si insegna dalle fondamenta, no? Fondamenta, poi ovvio che ci sono delle varie scuole di pensiero. Io ho la mia, un altro allenatore ha la sua, e quindi ognuno sceglie poi dopo a chi fa riferimento, insomma, però. Allora faccio, no, eri nel focus. Io voglio sentire questi spunti, ma è un effetto leva. Ogni puntata si alimenta con gli interventi che facciamo perché vengono fuori temi, capiamo dov'è che ci sono delle divergenze o delle similitudini, e quindi è un implementare. Io sento già che in questa puntata c'è tanto rispetto alla prima, ma non perché la prima non eravamo noi bravi, perché è il meccanismo della comunicazione che genera un miglioramento continuo. Io intanto ti ringrazio per una cosa, perché io nella mia carriera ho iniziato a palleggiare mentre giocavo, dopo che sono stato allenato da Dionigi Le Quaglie. Mi ricordo benissimo un giorno in cui mi hai detto: il giocatore che palleggia fino al 12 o fino al 13 o 14 e al 14 alza in bagger non è un alzatore in palleggio. Una cosa del genere mi hai detto, ma È possibile, è possibile. Il era senso una era quello. bella, sì, il senso era quello, era una grandissima provocazione,
e tu avevi capito che io ancora non avevo quella tranquillità di dire mi sento più sicuro in palleggio che in bagger. Adesso, grazie a quel passaggio che mi ha segnato, perché io comunque ero uno abbastanza permaloso, cioè era una sfida, tu in quel momento mi avevi sfidato, io mi sento molto più sicuro in palleggio che in bagger. Cioè, per me andare in bagger mi sento insicuro, perché il palleggio ormai è dentro di me, quindi grazie Dionisio. Vedi che gli allenatori... Ma tu sei stato un, per poco tempo, perché abbiamo lavorato poco insieme, vabbè, però tu eri un atleta, diciamo, eccezionale dal punto di vista dell'educazione e dell'impegno, quindi sicuramente no, è stato così o niente. La stima è reciproca. Io sul palleggio, per me è fondamentale, nel senso è fondamentale, ma per una serie di motivi. Prima di tutto perché noi scegliamo di fare questo sport. Per chi lo sceglie da piccolo, beato lui, per chi viene dalla pallavolo, è proprio per la completezza, il fatto di essere sempre al centro dell'azione, sempre di essere nel gioco, no? Sempre essere dentro al gioco. E non palleggiare, così come non scegliere di fare un'altra cosa, significa essere poco coerente. Quindi questo dal punto di vista filosofico, diciamo, della filosofia del beach volley, per me è così. Dal punto di vista invece proprio numerico di efficienza, il palleggio garantisce una precisione che il bagger non dà. Quindi il bagger, per me, io adesso dico sempre a chi alleno, che il bagger deve essere una scelta. Cioè io scelgo di alzare il bagger in base a una determinata situazione, o perché sono obbligato, e va bene, sono obbligato, oppure deve essere una scelta perché do la possibilità al mio compagno di avere più tempo per pensare, per guardare e per... poter avere un contrattacco, un attacco più efficace, per poter avere un attimo di tempo in più. Poi è vero che nelle scuole ci sono giocatori che hanno sempre alzato solo in bagger, ma stiamo parlando di agonismo. L'errore che si fa spesso è quello di prendere un giocatore, Emanuel, che ha alzato sempre in bagger, e di dire: Emanuel alza in bagger, allora lui alza in bagger. Non è così. Non è così, perché sono delle scelte che fanno e noi non sappiamo perché le hanno fatte. Numer Dorskui l'alzavano in bagger, loro venivano dalla pallavolo. È evidente che se io voglio diventare in poco tempo un fortissimo giocatore di beach a livello mondiale, e mi metto ad allenare il palleggio, vuol dire che devo aumentare le ore d'allenamento. È abbastanza semplice come ragionamento. Cioè, quindi la scelta di alzare in bagger significa diminuire il tempo. E se io sono già forte in attacco, come ho sentito dire a qualcun altro, non è necessario dover alzare un bagger. Se io attacco bene anche una palla sbagliata, no? Un'alzata sbagliata. Vado sul pratico, ovvero ti faccio delle osservazioni proprio da spiaggia, perché poi io faccio delle battaglie incredibili in quegli ambienti dove si vive il beach volley, ma si vive il beach volley e tu sai qual è le spiagge dove c'è anche Andrea Lupo e tutti gli altri, i Temerari o da noi gli irriducibili. Non palleggiano, Dionisio, perché tra di loro si fischiano i falli. Cioè, sono tutti arbitri. Io ho messo un cartello non scritto, col regolamento è: il palleggio non è mai fallo, perché se cominciamo a fischiare i falli, io come faccio a imparare? Bravissimo, bravissimo. Allora, io quando allenavo la nazionale, mi ricordo che con Riccardo avevamo delle belle, cioè, o meglio, lui discuteva, io ascoltavo le sue parole. Sì, durante l'esercitazione di gioco col punteggio, siccome c'era in ballo l'onore fare un punteggio, diceva questo, quello è fallo di palleggio.
come fai a non fischiare questo fallo? Io dicevo sempre, io faccio l'allenatore, non faccio l'arbitro. Quando andate a giocare ci sarà l'arbitro. Non fischio mai un fallo di palleggio in allenamento, mai, e nessuno lo deve fischiare, nel senso che si gioca fino a via, proprio perché questo è un qualcosa che può impedire o sicuramente essere un deterrente al miglioramento tecnico del giocatore. Fra l'altro, poi parliamo, a me dispiace perché è vero, è verissimo quello che tu dici. Infatti io ai miei allievi dico, quando andate a fare i tornei amatoriali, dovete dire che c'è l'autoarbitraggio. Autoarbitraggio significa che ognuno si chiama i propri falli, non i falli dell'altra squadra avversaria. È vero che è molto ipotetica la cosa, però insomma, però il problema di fondo di questa cosa è che il palleggio è la prima cosa, tu hai giocato a pallavolo come me, e sai bene che il primo fondamentale è il più facile che si insegna il palleggio. Il bagger è molto più difficile. Quindi, Certo. siccome la pallavolo col tempo è diventata sempre più specializzata, naturalmente io mi sono trovato, io e voi, dopo, anzi adesso ancora di più per quelli che passano la pallavolo, una specializzazione assurda per quanto riguarda il nostro sport, per cui chi viene a giocare a beach volley sa fare due cose su sei. E questo è un grosso problema. Quando io allenare Gattelli per Rotta, per me è stato molto più facile che allenare Momoli e Gioria, perché già ai tempi di Gattelli per Rotta la pallavolo era più vicina alla mia pallavolo, Era dove bisognava universale. saper fare tutto, esatto, dove facevi tutto, non c'era la specializzazione dei ruoli. Ed è per fortuna anche il beach volley, prendendo identità nella storia, si sta creando delle specializzazioni, ma rispetto al volley. Quindi è ancora più importante iniziare prima il percorso e iniziarlo nella maniera giusta. Quindi, no, comunque sta cosa del regolamento, io ho messo il palleggio, non è mai fallo, l'invasione aerea non c'è mai, perché io quando dico fate un muro ogni 100 azioni che fate, quella volta che fate muro vi fischiate invasione Bravo. aerea, che è assurdo perché non ci arrivo neanche io a fare invasione, però sono proprio falli che io ho levato dal regolamento, si ferma la crescita del movimento. Faccio una domanda così un po' fuori dallo schema, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Del tuo essere, questo te lo volevo già chiedere dall'inizio, del tuo essere come atleta, del giocatore, cosa ti è rimasto, cosa ti sei portato dietro a che ce l'hai ancora tutt'oggi nel tuo ruolo di coach? Guarda, quasi tutto tranne che la tecnica, diciamo, perché io poi dopo ho rivisto un po' tutto, perché un conto è giocare, un conto è guardare e studiare poi dopo effettivamente i modelli di prestazione. E questo, diciamo, mi ha aiutato molto l'esperienza da allenatore con la nazionale, perché è stato da quel momento in poi, diciamo dal momento in cui ho iniziato ad allenare Gattelli per Rotta, che ho incominciato a studiare veramente il beach volley. Quindi, fin tanto che l'ho giocato, diciamo, l'ho giocato portandomi dietro tanti difetti, tanti problemi che ho risolto in qualche modo. Però, diciamo che l'aspetto dal punto di vista dell'allenamento è quello dell'organizzazione. Cioè il fatto di avere un'organizzazione, di avere un progetto, di avere degli step e quindi di lavorare sempre per obiettivi. Questo, diciamo, che lo avevo come atleta e ho continuato a portarlo avanti come allenatore, cioè quello di sapere dove. Infatti, diciamo che sono sempre stato poi un maniaco della scautizzazione, ma non per i numeri in se stesso, ma proprio per discorso proprio di motivazione anche nell'atleta a volersi migliorare, a voler vedere che c'è, a vedere questi miglioramenti che normalmente non si vedono, perché si tratta proprio di
di percezione poi dell'atleta, no? Confermo. Infatti, a conclusione di questo discorso che hai fatto, Dionisio, io ho imparato molte cose negli ultimi 3 anni quando mi sono buttato a capofitto a fare video, non fare video per preparare una partita, fare video per prepararla come coach vuol dire che te ne guardi 5 per team più per 365 giorni. A un certo punto l'occhio comincia a vedere cose che prima non notava e dici, caspita, quanta roba mi sono fatto sfuggire prima. Quindi è un invito, anche qui diamo degli spunti veloci, però la cosa che vedo nel tennis sono già evoluti da questo punto di vista. Ci sono anche circoli tennis dove fanno degli spot dove mentre allenano fanno vedere subito il gesto tecnico, cercando poi, vabbè, è chiaro che dipende dai livelli. Cose che noi ancora ci sogniamo, no? Ma anche nel livello invece un po' più alto, dici, ho delle coppie che devono giocare al campionato italiano, la videoanalisi di se stessi e degli altri deve, se prende spazio, già è un'evoluzione importante. Quindi, Dionisio, c'è stato un momento che hai pensato, con quelle cose che tecnicamente adesso hai revisionato, hai rivisto, avresti ottenuto ancora di più come giocatore? Ti sei bacchettato? Ma avrei ottenuto meno critiche dai miei allievi, perché ogni volta che esce fuori, raramente, perché ormai parliamo di preistoria, qualche mia partita, fa guarda come palleggi, non è vero che tu ci insegni così, invece tu palleggiavi malissimo, però è tutto. Ma non lo so, io sono più che soddisfatto dei risultati che ho ottenuto come atleta e anche come allenatore. E poi uno pensa sempre di avrei potuto far di più, No, vabbè, questa è la però domanda è vero, così, dai. però sicuramente il fatto di non aver avuto un allenatore nel beach volley, per me, come per gli atleti della mia epoca, sicuramente è stato determinante. La soddisfazione qual è stata? È quella che come allenatore invece sono riuscito, studiando lo sport, a colmare questo gap, che siamo stati bravi a colmare. Noi, quando a livello giovanile abbiamo iniziato a vincere col Brasile, gli Stati Uniti e gli altri paesi, ha detto: ah, cavolo, allora, cioè, non è che gli Stati Uniti e i brasiliani sono un altro pianeta, non è vero. Cioè, io l'ho Ti sempre alleni? sostenuto. È un discorso, fra l'altro, sostengo che, ecco, per esempio, non è un caso che in Europa, dove c'è uno studio, diciamo, più sistematico dello sport, dove intervengono tanti altri fattori, non solo quello tecnico, ma quello fisico, quello medico, quello mentale, no? Certo. L'aspetto mentale. Adesso i paesi europei sono forse un po' più avanti rispetto agli Stati Uniti e al Brasile, no? Magari loro hanno Perché poi ancora dopo c'è più, qualcosa di probabilmente più c'è più nei numeri, applicazione. no? Sì, Esatto, loro hanno qualcosa di più applicazione, nei numeri, nei metodo. campionati, ma forse il metodo, cioè io adesso, visto che tu fai sempre una domanda a muro difesa, no? Sì, Muro non difesa. te, perché tanto ti. No, No, tu visto che hai fai già. questa domanda, no? E Sì. molti di muro difesa, per me è difesa, ma perché difesa? Perché difesa devi saper fare 10 cose. Cioè, non esiste un tipo di difesa, ci sono 10 tipi di difesa: mani Certo. alte, un braccio, bagger laterale, intuffo. E adesso, se tu ci fai caso, i più forti giocatori di muro non sanno fare il muro solamente, sono dei grandi difensori. Perché oltre l'aspetto filosofico del fatto che il beach volley è bello perché ci stanno delle grandi azioni di difesa, infatti uno si innamora di carambola, si innamora di lupo. Poi è ovvio che nell'economia del gioco il muro forse ha un peso maggiore, no? Ma quando Nicolai recupera, l'avete vista tutti, penso, quella palla che recupera in tuffo fuori dall'antenna nell'altro campo e la alza a Daniele, no? Oppure tutti i recuperi dopo il muro di Andy Moll. Cioè, Moll è un difensore straordinario, non è un giocatore di, ti dice muro, non è specializzato a muro. Lui è un giocatore straordinario anche in difesa, perché fa delle cose
che evidentemente lui allena, cioè allena, non puoi giocare adesso all'alto livello se non sei un giocatore completo in tutti i Assolutamente. fondamentali. Giocatore a tutto tondo. Sicuramente la difesa è l'aspetto forse più complesso, per cui se tu vai a fare una scautizzazione sulla difesa, devi mettere insieme quanti tipi di difese vedi? Tantissimi, Certo, no? Quindi certo. hai molti più campi da riempire. È un'arte, è anche quello un'arte, se la vuoi, è un'arte nell'arte. Sì, No, sì, sì. Dionisio, ti anticipo che non ti ho fatto tutta quella parte muro, difesa, destra, sinistra, perché ti ho già anticipato, ti anticipo che voglio fare il terzo round, perché vogliamo parlare di bici. A te piace, a me piace, ho tanti argomenti con te di cui parlare, se sei d'accordo, perché la rubrica pillole di tecnica vuole essere un po' più corta rispetto alle interviste. Allora, ore 5 chiudiamo. Abbiamo terminato il tempo, così abbiamo Ok. tante altre cose da dirci la prossima volta. Dopo di te ci mettiamo d'accordo, dobbiamo anche poi risentirci per presentare la scuola. Quindi io Va ti bene. ringrazio per oggi, spero che ti sia divertito come io mi sono divertito tantissimo e ci aggiorniamo per la prossima, ok? Va benissimo, grazie, per me è un piacere parlare di beach volley, Ciao, poi ciao Dionisio. con te, poi. E Ciao, saluto tutti che non li buonasera. vedo, ma tutti quelli che Sì, sono no, ci intervenuti, sono. saluto. Salutiamo tutti e ci sentiamo per la prossima. Buona serata. Ciao Gianluca, grazie, ciao a Ciao, tutti. ciao, grazie a te. Ciao.